13 febbraio 1976, una caserma a Trapani. In una delle stanze un giovane muratore, Giuseppe Gulotta. Giuseppe Gulotta ha 18 anni e si trova lì in quello che poi è l'inizio di un incubo. Sì, 18 anni, mi piace che tu l'abbia sottolineato. 18 anni, quindi un uomo, un ragazzo che si apre alla vita e non ha il tempo di aprirsi alla vita perché viene messo in una botte di ferro da cui fuoriesce solo la testa, questo è ovviamente un simbolismo, e da quella botte ci uscirà soltanto 36 anni dopo, coinvolto in una storia di cui lui non sa nulla, nella quale lui non c'entra niente. Ma per il bisogno di trovare un capro espiatorio il più velocemente possibile. Erano gli anni 70, la Sicilia, comunque il sud Italia, era un insieme di cose oscure che si intrecciavano. Non sta a me ovviamente dire, ci sono storici e persone più competenti di me sanno bene di che cosa io parlo. L'unica cosa è che, come in tutte le cose, viene coinvolto un innocente, uno che in realtà non c'entra niente con quelle cose, uno che pensa solo alla sua famiglia, a lavorare, insieme a lui altre persone ovviamente. Senza per questo dimenticare però, perché questo è fondamentale dirlo, senza per questo dimenticare Salvatore Falcetta e Carmine Apuzzo, due carabinieri che non hanno uccisi nella casermetta o fuori, portati poi, che fino a questo momento non hanno avuto nessun tipo di giustizia. Questo vorrei chiarirlo e dirlo in maniera molto chiara, molto precisa. Gulotta ha perso 36 anni della sua vita e ha avuto in parte giustizia. Queste due persone non ce l'hanno avuto, sono soltanto morte e basta, con una divisa addosso.